Lolita, luce della mia vita, fuoco dei miei lombi, mio peccato, anima mia. Lolita. La punta della lingua compie un percorso di 3 passi sul palato per battere al terzo contro i denti. Lolita. Era Lo, semplicemente Lo al mattino, ritta nel suo 1,47 m con un calzino solo. Era Lola in pantaloni. Era Dolly a scuola. Era Dolores sulla linea tratteggiata dei documenti. Ma tra le mie braccia era sempre Lolita. Una sua simile l'aveva preceduta? Ah sì, certo che sì. E in verità non ci sarebbe stata forse nessuna Lolita se un'estate, in un principato sul mare, io non avessi amato una certa iniziale fanciulla. Oh, quando? Tanti anni prima della nascita di Lolita, quanti erano quelli che avevo io quell'estate. Potete sempre contare su un assassino per una prosa ornata. Signori della giuria, il reparto numero 1 è ciò che invidiarono i serafini, i malinformati, ingenui serafini dalle nobili ali. Guardate questo intrico di spine. Bentornati alla puntata settimanale di Sfogliando qua e là. Oggi ci occupiamo di un romanzo classico, ancora una volta, della letteratura mondiale. Come forse avrete potuto intuire dall'incipit che ha preceduto questo mio saluto, parliamo di Lolita, un romanzo di Vladimir Nabokov scritto nel 1955. Nella prefazione che precede il testo viene inoltre specificato un sottotitolo, o meglio un titolo alternativo. Il testo viene definito Lolita o La confessione di un vedovo di razza bianca. È proprio in questa prefazione, firmata a nome John Ray, che veniamo introdotti nella narrazione. Il testo si svolgerà tutto in prima persona. Ad arringare un'immaginaria giuria è Humbert Humbert, l'autore di queste pagine, che nella prefazione viene detto che è stato raggiunto dalla morte in carcere per trombosi coronarica il 16 novembre 1952, qualche giorno prima della data stabilita per il processo. Nella prefazione si dice inoltre che Humbert, così come tutti i nomi utilizzati all'interno del romanzo, non sono altro che degli pseudonimi, utilizzati per mantenere la privacy delle persone reali. Nella stessa prefazione leggiamo anche che il termine scandaloso è spesso soltanto sinonimo di insolito e una grande opera d'arte è naturalmente sempre originale e per sua stessa natura non può non risultare più o meno scioccante. Non ho alcuna intenzione di mettere Humbert Humbert in una luce favorevole. Egli è indubbiamente un individuo ripugnante ed abietto, un fulgido esempio di lebbra morale, una commistione di ferocia e lepidezza che rivela forse un'infelicità estrema, ma non contribuisce affatto a rendercelo simpatico. Le sue stramberie, certo, sono un po' opprimenti. Molte delle sue opinioni occasionali sulle persone e i panorami di questo paese sono risibili. La disperata onestà che palpita in questa confessione non lo esonera dalla responsabilità della sua diabolica astuzia. È una normale. Sin dal principio il lettore è quindi portato a pensare in maniera negativa del protagonista, della voce narrante, Humbert Humbert appunto, che racconta della sua abiezione morale, racconta della sua malattia psichica. Tutto fa credere che dall'inizio alla fine questo romanzo non sia altro che un'intensa e lunghissima confessione, ma soprattutto un'analisi di un caso clinico. Di cosa stiamo parlando? Lolita è piuttosto famosa ed è per questo che mi sono sentita di omettere fino ad ora qual è il tema di cui tratta il romanzo. Il tema è sicuramente un tema disturbante. Parliamo di pedofilia. Vi dicevo, un testo molto disturbante, difficile da leggere, almeno per quel che mi riguarda. Ci troviamo nella mente di Humbert Humbert, siamo quindi in un contesto disturbato, è malato e questa è la sua difesa giuridica. Humbert Humbert si rivolge alla giuria, è un lungo, lunghissimo flashback che racconta la sua storia clinica. Nelle oltre 300 pagine del romanzo, Humbert Humbert ci racconta chi è, perché è com'è, come ha incontrato Lolita e che cosa è successo dopo.
Camminavo ancora alle spalle della Ace attraverso la sala da pranzo, quando più in là scorse un improvviso tripudio di verdura. La loggia, cinguettò la mia guida, e poi, senza il minimo preavviso, un'azzurra onda marina si gonfiò sotto il mio cuore, e su una stuoia immersa in una polla di sole, seminuda, sdraiata e poi in ginocchio, e poi voltata sulle ginocchia, ecco la mia innamorata della Costa Azzurra, che mi squadrava al di sopra degli occhiali scuri. Era la stessa bambina, le stesse spalle fragili e sfumate di miele, la stessa schiena nuda, seriche e flessuosa, gli stessi capelli castani. Un foulard nero a pois annodato sul petto nascondeva i miei occhi di attempato scimmione, ma non allo sguardo della giovane memoria i seni immaturi che avevo accarezzato un giorno immortale. E come la nutrice della fiaba della principessina, perduta, rapita, scoperta nei laceri panni di una zingarella attraverso i quali la sua nudità sorrideva al re e ai suoi segugi, riconobbi il minuscolo neo bruno sul suo fianco. Sfortuna vuole che la giovane figlia della pensionante di Humbert Humbert, Dolores Ace, rassomigli in maniera, almeno agli occhi di Humbert Humbert, in maniera estremamente fedele a un amore passato, Annabelle. Un amore di cui Humbert Humbert ci parla nelle primissime pagine del romanzo, un amore finito tragicamente, che ha segnato in maniera fondamentale la vita sentimentale, emotiva e sessuale del protagonista. Un protagonista che ci spiega, ci porta per mano attraverso la sua perversione, attraverso la sua estenuante e continua ricerca dell'amante bambina perduta nelle bambine che incontra in età adulta. Questo è il motivo per cui il testo è altamente disturbante. È un testo nel quale un adulto malato cerca di raccontare la sua perversione. Alla base di questo testo c'è una melancolia e una tristezza che sono lancinanti. È un disperato e angosciante urlo di aiuto. Con uno stratagemma degno di un criminale incallito, Humbert Humbert riuscirà a fare sua Lolita, a portarla con sé in un viaggio estenuante che somiglia più a una fuga che a un viaggio attraverso gli Stati Uniti. E ci racconterà la loro storia, quello che succederà e quello che porterà poi all'epilogo del romanzo. Ho apprezzato moltissimo la postfazione a cura di Vladimir Nabokov, appunto, intitolata a proposito di un libro intitolato Lolita, nel quale Nabokov scrive: gli insegnanti di letteratura sono inclini a escogitare problemi come qual è l'intento dell'autore, o ancora peggio, che cosa sta cercando di dire questo tizio? Ora, si dà il caso che io sia il tipo di autore che quando incomincia a lavorare a un libro non ha altro intento se non quello di liberarsi del libro medesimo, e che se qualcuno gli chiede di spiegarne l'origine e l'evoluzione deve ricorrere a termini vetusti come l'interreazione di ispirazione e combinazione, il che, lo riconosco, ricorda un prestigiatore che spieghi un trucco con un altro trucco. Un testo molto contestato all'epoca della pubblicazione, che rimane un testo difficile anche nella modernità, che però mi sento di consigliare. Un testo che ha sicuramente rivestito un'importanza fondamentale nella storia letteraria mondiale e che molto ha da insegnare. Un testo difficile, vi consiglio di leggerlo in un momento in cui vi sentite pronti a farlo, perché sicuramente vi metterà alla prova come lettori. Era entrata nel mio mondo, nell'umbratile e umorosa Humbertlandia, con imprudente curiosità. Lo avevo esplorato con un'alzata di spalle di divertito disgusto, e ora mi sembrava pronta a lasciarlo, mossa da qualcosa di molto simile al puro e semplice ribrezzo. Non vibrava mai al mio tocco, e un acido «Cosa cavolo stai facendo?» era l'unica ricompensa alle mie fatiche. Al reame fatato che le offrivo, la mia sciocchina preferiva i film più sdolcinati, i gelati più stucchevoli. Se penso che tra un hamburger e un hamburger, lei sceglieva invariabilmente con agida precisione il primo. Nulla è più atrocemente crudele di una bambina adorata. Vi ho detto il nome di quella gelateria in cui sono stato un attimo fa? Pensate un po', la glaciale regina. Con un sorriso un po' mesto la soprannominai Lolita, la mia glaciale principessa. Lei non capì quella malinconica battuta.
Oh, non guardarmi con quel cipiglio, lettore. Non voglio farti pensare che non riuscissi a essere felice. Devi capire che il viaggiatore incantato, posseduto da una ninfetta e a lei asservito, sta, per così dire, oltre la felicità. Nulla al mondo, infatti, dà tanta beatitudine quanto accarezzare una ninfetta. E, or concuo, quella beatitudine appartiene a un'altra classe, a un'altra categoria di sensi. Nonostante i nostri battibecchi, la sua villania, tutte le storie e le smorfie che faceva, e la volgarità e il pericolo e la spaventevole inanità di tutto quanto, io ero sprofondata nel mio paradiso d'elezione, un paradiso in cui i cieli avevano il colore delle fiamme dell'inferno, ma pur sempre un paradiso. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio di Sfogliando qua e là, e vi ricordo che oggi abbiamo parlato di Lolita di Vladimir Nabokov. Buona lettura!